con gli arrosticini, con cestino di pasta brisè, verdure campagnole, pizza fritta con pallotto e caceovo, Donatello Di Gregorio da Pietranico vince la prima rassegna arrosticini in tour al ristorante Schiavone Ecco dell'ippodromo di San Buceto. Vittoria meritata, lo chiediamo al presidente di giuria, Santino Strizzi. Allora, questa sera mi trovate quasi senza parole per il motivo che c'erano quattro primi posti quasi. La differenza è stata minimale e siamo rimasti combattuti, perché se un giurato metteva un voto invece di un altro cambiava completamente la classifica. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto classificato erano tutti da primo livello, e la cosa più bella è quella che tu sei riuscito a ideare, forse senza accorgerteni, una novità assoluta, perché non parliamo dell'arrosticino che potrebbe sembrare un piatto così, dice non vado a mangiare. Noi abbiamo mangiato dei signori arrosticini, ma completi, il piatto era complessivamente, c'era tutto. Quindi i ristoranti stellati o non stellati, ristoranti che vogliono dare qualcosa di diverso, possono dare un antipasto o anche un piatto unico fatto come quelle che sono state presentate qui stasera. Questa è una novità che bisogna lanciare. L'Abruzzo si deve identificare, l'arrosticino, e abbiamo assaggiato dei formaggi di grandissima rilevanza. Qualcuno l'ha fatto addirittura in casa, altri non l'hanno fatto ma hanno portato prodotti della zona, tutto a chilometro zero, tutto eccellente. Io per la prima volta mi sono trovato in difficoltà. Trofeo Lisa quindi più che meritato per Donatello Di Gregorio. Ad accompagnare questi piatti i vini firmati Tocco, azienda di Alanno, come li ha trovati? Allora, importantissimo quando c'è un buon cibo, un grande cibo, che ci sia un grande vino. Il vino serve a pulire la bocca e quindi deve avere delle note di acidità, tannicità, alcolicità che vanno d'accordo in contrasto col piatto. Quindi è un accordo in contrasto quello che si fa. Quando mangiamo l'arrosticino e i formaggi e bevendo il vino ci ritroviamo la bocca pulita e abbiamo una sensazione di benessere, questo è. Complimenti a Tocco, che è una cantina che non conoscevo prima, ma lo sto apprezzando tantissimo. Arrosticini in tour a San Buceto, ad accompagnare questi piatti i vini firmati Tocco, azienda di Alanno. Siamo con Enizio Tocco, amministratore di provata esperienza, oggi in qualità di imprenditore. Ecco, parliamo del vino che ha seguito passo dopo passo questi elaborati che hanno stupito davvero la commissione. Beh, io devo veramente manifestare una mia felicità a partecipare a un incontro di questo genere, di questo tipo, nuovo per me, anche perché non mi aspettavo una qualità sia dei cibi e sia della presentazione, nella presentazione dei piatti, perché insomma se sono dilettanti questi, insomma, non so quali sono i veri professionisti. Sono stati veramente bravi, abbiamo avuto anche qualche difficoltà ad esprimere il nostro, diciamo, voto, perché erano tutti veramente molto 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 buoni. I vini Tocco questa sera? Beh, i vini Tocco, diciamo che c'era un rosso, un Montepulciano che è per l'arrosticino, insomma, ha un giusto equilibrio di acidità e tannini che va a coprire e diciamo, a risolvere quello che può essere il grasso dell'arrosticino. Inquadrato il vincitore della rassegna Rossicini in Tour, Donatello Di Gregorio da Pietranico. Parliamo del piatto che le ha permesso di vincere la manifestazione oggi a San Buceto. Sì. Gli arrosticini erano rigorosamente fatti a mano, sono degli arrosticini dove c'è una pulizia di taglio molto accurata. Il formaggio è stato un formaggio prodotto con un latte di alta qualità, di solo pezzate rosse e brune alpine. Poi sono state fatte delle paste brisè cotte in forno a legna con una verdurina ripassata con aglio, peperoncino e un po' di salsiccia. Abbiamo fatto delle pallotte caceovo oggi pomeriggio, proprio fatte fresche, cotte in un sugo di pomodoro nostrano, e questo è quanto.
una manifestazione che sicuramente ricorderà nel tempo. Come l'ha vissuta? Si è divertita a parte tutto? Tanto, tanto, guarda, all'inizio l'avevo presa quasi come un gioco, e la prima vittoria mi ha gratificato tanto, ti dico la sincera verità. Stasera non me l'aspettavo e questo è un ottimo risultato, sia per la nostra attività che per me stesso come persona, tanto, tanto. Una vittoria meritata, ma da dedicare a chi? Sia a me stesso, per me è stata una rinascita questa, la mia attività che va tanto bene, ma anche a mia madre, perché mia madre per me ha fatto tanto e lei voleva esserci lei questa sera, ma non è possibile perché lei si sveglia presto la mattina e ti ripeto, lei è tutta per me, tutto, tutto, tutto. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Mirko Schiavone è l'organizzatore di questa bella rassegna Rossicini in Tour, 3 settimane dedicate alla promozione di questo prodotto che va davvero alla grande nel suo locale qui all'ippodromo di San Buceto. Intanto, come ha visto le casalinghe e i casalinghi preparare gli arrosticini? Ho visto veramente delle persone, non oserei dire dilettanti perché sono bravi, professionisti a tutti gli effetti, non hanno nulla a che dire proprio, si sono comportati veramente molto bene, veramente hanno fatto dei piatti belli sia da vedere, hanno cotto bene gli arrosticini. Che da gustare. Che da gustare, hanno dato onore a questo piatto nostro abruzzese che è l'orgoglio dell'Abruzzo. 3 settimane di festa qui al ristorante Schiavone e Co. Facciamo un bilancio, una manifestazione promossa in collaborazione con la Lisa SRL e con la casa vitivinicola Tocco di Alano. Insomma, tutto bene quel che finisce bene. Certo, è cominciato alla grande e finito alla grande. Non ci sono stati intoppi perché è stata una manifestazione fatta all'insegna del divertimento e del puro, una sfida proprio gogliardica senza falsità, proprio una cosa fatta proprio nel vero senso della parola, bella gara. Mirko Schiavone, lei è un professionista del settore, un professionista dell'arrosticino, cosa fa la differenza nella preparazione di un buon arrosticino? Tutto, dalla lavorazione della carne alla cottura, diciamo che la cottura è un buon 60% del risultato finale. Saper cuocere l'arrosticino non è facile. Noi vantiamo un'esperienza di oltre 40 anni a cuocere, 30 anni a cuocere gli arrosticini, quindi sappiamo come si cuociono. Finalissima della rassegna Arrosticini in Tour al ristorante Schiavone Co. Giorgio Di Clemente, 9 elaborati. Intanto, come ha trovato l'iniziativa? Veramente un'iniziativa ottima, sono orgoglioso di essere qua in questo locale delle ditte Schiavone Co., che è uno dei fiori all'occhiello del nostro territorio. Io porto il saluto all'amministrazione comunale, ben lieto, come dicevo prima, di aver partecipato, ed è stato uno dei componenti di questa giuria, perché ho gustato veramente il vero arrosticino, quello che dobbiamo propagandare nel mondo, perché quello che noi abbiamo oggi è una grande ricchezza, quindi dobbiamo essere orgogliosi e portarlo in giro il più possibile, perché il vero arrosticino accompagnato dal buon vino e dal buon olio nostro veramente può essere un pranzo, o meglio è un pranzo da fare invidia a tanti. L'arrosticino fatto e preparato in tutte le salse, una manifestazione che ha sbizzarrito la fantasia delle casalinghe e dei casalinghi. Ma lei personalmente, quale arrosticino, quale piatto ha gradito maggiormente e perché? Ormai lo possiamo dire. Sì, possiamo dirlo anche perché la votazione è stata fatta, è stata una votazione abbastanza difficile, quindi bisognava gustarlo così come ho fatto per poi giudicarlo, ed è stato un giudizio non facile, ma voglio premiare oltre che al gusto ottimo dell'arrosticino la fantasia. Quando ho visto veramente dei piatti così presentati in modo bellissimo, ornato proprio diciamo da cibo, da opera d'arte. Bravo, da opera d'arte, veramente, proprio me l'hai tolto dal pensiero, dalla bocca. Quindi cosa dire, è stato tutto ottimo, veramente grazie a te ancora una volta che hai organizzato questa bellissima manifestazione, grazie a tutto lo staff che ti segue, veramente persone in gamba, e sono, ripeto, contento di essere qua e aspetto la prossima. Si assegnerà oggi il trofeo Lisa qui a San Buceto, ma secondo Giorgio Di Clemente cosa fa la differenza nella preparazione di un buon piatto a base di arrosticini? Allora, in primis lo fa la cottura che non deve essere molto importante o affumicato, l'arrosticino deve essere
diciamo, cotto veramente col calore e non, diciamo, con quella brace semispente. Cioè adesso una brace viva che dà il tocco di cottura e gli lascia quella fragranza, quel modo di gustare l'arrosticino. Poi l'abbinamento giustamente vale molto perché dà sapore, dà bellezza, dà armonia, dà tutto, ma l'arrosticino va accompagnato sempre da un buon vino e da un buon olio.